Nuovo giro dal Pian delle Fugazze fino al Cornetto con Tiziano. Solo che questa volta voglio tirare al massimo le Action 4, perché sicuramente arriviamo dopo il tramonto. Quindi 24 fotogrammi al secondo, shutter speed da un 1/25 a un 8000, massimo 1600 ISO finché regge, e soprattutto stabilizzazione digitale disattivata. Voglio fare la stabilizzazione in post con Gyroflow. Questo dovrebbe darmi la possibilità di massimizzare la risoluzione quando non c'è troppo movimento nell'inquadratura. Quattro fotogrammi al secondo permettono di fare esposizioni più lunghe quando è scuro, però permettono anche un mosso maggiore, quindi sono curioso di vedere cosa viene fuori. Cominciano i colori dell'autunno. Che bella luce, Tizi. Ho una tendenza un po' al violaceo. Ma proprio una bella luce. Ok, adesso la luce sta veramente calando alla grande. Qua temo che la luce comincia a essere un po' bassina. Vabbè, adesso siamo a 3200 ISO. Vediamo cosa ne esce. Adesso è praticamente buio. Tra un po' saremo costretti ad accendere le luci. Sì, vabbè, qua neanche con la Sony faccio le riprese. No, c'è la luce accesa del Papa, guarda. Ecco, adesso lo va. Là in distanza si vede la luce del Papa. Guadagniamo la vetta. Bene, adesso gioco forza, siamo stati costretti a accendere la luce. È buio. Adesso dai, è ora di andare a casa. Tanto per non lasciare nulla di intentato, faccio un po' di riprese anche tornando giù con il faretto a varie intensità luminose. Adesso siamo a 30% di potenza. Adesso aumentiamo la potenza a 50, 70, 90, 100% di potenza. Quindi adesso siamo al 100% di potenza, 24 fotogrammi al secondo, 3200 ISO massimo. E devo dire che non si vede nulla. Questa qua è la resa massima del Ulanzi VL49 al 100%. Praticamente tira 2 metri. Super spettrale di notte sto bosco. La GoPro non ha sto effetto qua arcobalenico. Questo qua è un difetto del sensore. Ah, ma aspetta, ma si può accendere anche qua? Ah, non vedo più! No.